Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati, come promesso anche in questa settimana, siamo qui a tenervi compagnia. Oggi è lunedì 6 aprile e siamo qui sempre così all'ora di pranzo e in replica anche in serata sulla Tenda TV per farvi conoscere in collegamento qualcuno dei nostri amici. Chiederemo loro ovviamente di raccontarci come stanno vivendo il momento e poi ci faremo dare anche qualche suggerimento. La caratteristica delle puntate di questa settimana è quella che saranno un po' più corte e quindi ci sarà solo un ospite per puntata, ma abbiamo voluto mantenere comunque il presidio qui dell'ora di pranzo. Allora vado subito a presentarvi l'ospite di oggi, appunto iniziamo la quarta settimana di programmazione e quindi ho il piacere di avere con noi Giampiero Pinese, pasticcere. Ciao Giampiero. Ciao Federico e ciao a tutti i telespettatori della Tenda TV. Vabbè, intanto come stai? Beh, bene, grazie, dai. Il momento non è particolarmente semplice, però comunque l'importante è la salute e per questo tutto bene. Tutto bene, perfetto. Allora, io ti chiedo, prima di della seconda parte che secondo me sarà interessante, ti chiedo un po' da comunque sì, pasticcere ma anche imprenditore ovviamente, come stai vivendo questo momento? C'è stato lo stop generale, adesso diciamo tu e altri tuoi colleghi vi state un po' inventando con le prenotazioni, la consegna a domicilio, ma insomma sappiamo che è un momento molto difficile anche per l'economia. Come stai vivendo, come state vivendo tu, i tuoi collaboratori e i tuoi dipendenti questo momento? Guarda, allora, i dipendenti per il momento stanno facendo ferie, dopo vanno in cassa integrazione, perché comunque non si riesce a capire un attimino fino a quando questa cosa durerà. Certo. Guarda, da quello che so, parlando anche con alcuni miei colleghi, aspettavamo molto questa data, ok, per vedere se per caso, per la festività di Pasqua, si poteva fare un'apertura tipo il panificio. Cioè, nel senso, la gente magari distanziata, un metro e mezzo o l'altra, che potesse venire all'interno della pasticceria a prendere i nostri prodotti. E questo, appunto, abbiamo saputo in questi giorni che non sarà possibile. Dunque, ci stiamo un po', penso, tutti quanti organizzando per far sì che, almeno per le feste pasquali, i nostri prodotti siano portati a domicilio, anche per un po' per allietare sicuramente quello che è il periodo pasquale. Tanti clienti mi hanno chiamato e così appunto mi dicono dai, i vostri dolci e questa, la stessa cosa che penso abbiano fatto a me, l'hanno fatto anche le altre pasticcerie. E dunque niente, ci stiamo attivando, adesso praticamente io parlo adesso personalmente, sì. Stiamo tirando su, sì, stiamo facendo praticamente il lievito e stiamo iniziando a preparare le colombe, le nevicate, le focacce per il periodo pasquale. Tutti si stanno organizzando più o meno con la consegna a domicilio, rispettando tutte quelle che sono le norme dell'HACCP, dunque con contenitori e altre cose del genere, e così intanto facciamo passare Pasqua. E dopo Pasqua cercheremo di capire come organizzarci, e in modo da vedere anche quella che sarà la ripresa, i tempi, e in modo che nel momento in cui ci sarà questa seconda o terza fase, adesso non si capisce, essere pronti insomma per accogliere quelli che sono i nostri clienti, sperando, ma questo penso proprio di sì, che insomma la voglia di ritornare a vecchie abitudini, alle colazioni, alle brioche, ripeto, se io parlo dal mio punto di vista le torte e cose del genere, sia una cosa normale, ecco. Diciamo che questo è un periodo un attimino d'attesa, intanto ci prepariamo a questo nuovo modo di lavorare. È ovvio, per motivi di sicurezza, i dipendenti, almeno nel mio caso, sono a casa, cioè non li voglio esporre a portare in giro prodotti. Siamo io e mia sorella e cerchiamo in qualche modo di organizzarci e di fare che questa Pasqua passi nel migliore dei modi. Ecco, sì, ovviamente diciamo che voi volete anche allietare, come ci dicevi tu, così il palato dei vostri clienti che
lo stiamo già ripetendo, saranno costretti a trascorrere Pasqua e Pasquetta, anche e soprattutto a casa, all'interno delle loro case, senza incontrarsi con gli amici, senza quei momenti di convivialità che solitamente sono proprio tipici di queste giornate. E quindi tu dici, beh, almeno un qualcosa di dolce può servire per allietare questo momento particolarmente difficile. Sì, è anche un po' per cercare di mantenere quelle che sono le tradizioni. Anche se non ci sarà il pranzo pasquale, anche se non ci sarà la festa con i parenti, con gli amici, in qualche modo anche dentro casa, però mantenendo alcune di queste abitudini, in questo caso, non so, la colomba pasquale, si spera che si riesca a passare un momento felice, magari no, ma tranquillo. E sereno, ecco, si dice sempre Sereno. serena, no? Esatto, chissà che questo possa funzionare. Che possa essere così. Ecco, proprio a questo proposito io ti chiedo, perché vediamo dietro, sei nella cucina di casa tua, ecco, Sì, possiamo dirlo. certo. Ecco, perché sei nella cucina di casa tua? Perché stai per svelarci un qualcosa, una ricetta, adesso tu ci dirai cosa. Per appunto addolcire anche questi giorni. Abbiamo voluto aprire la settimana in dolcezza. E quindi, Giampiero, che cosa ci proponi? Allora, intanto faccio una premessa, se mi permetti, Sì. Fede. Allora, mi capita andando al lavoro di incontrare clienti o persone comunque che mi conosco per il lavoro che faccio, e siccome tutti si stanno un po' ingegnando in questi momenti a fare dolci, a fare pane, allora mi fermano ad adeguata distanza, mascherine, protezioni tutte varie, e iniziano a domandarmi: scusi, io sto facendo il pane, che tempi di lievitazione? Scusi, sto facendo un dolce, come possiamo farlo? Va bene queste cose? E allora, un po' partendo dal presupposto del tuo invito, ho pensato di fare una ricetta molto veloce e che possa anche in qualche modo essere messa in un sacchetto e dunque essere anche durare più giorni, che è quella della preparazione delle spumiglie. Uno, perché si possono mangiare così, una a una. Due, perché possono essere, per esempio, anche la base per un dolce. D'accordo? E dunque mi sembrava una buona ricetta da poter fare in casa, anche perché, soprattutto, come si sente dai giornali, un po' da tutte le varie rubriche, c'è molto uso di uova. D'accordo? Sì. Allora, prendiamo questo spunto. La carbonara, non entro nella diatriba, ma c'è chi mette l'uovo intero, chi mette il rosso d'uovo, d'accordo? Allora, io sono fra quelli che mette solo il rosso d'uovo sulla carbonara. A questo punto mi resta del bianco d'uovo. Sì. Perché buttarlo via? Allora, cosa facciamo? Prendiamo questo bianco d'uovo e andiamo a usarlo per fare le spumiglie. Questa era la base su cui ho preso spunto per fare questa ricetta. Perfetto, perfetto. Allora, diamo quindi gli ingredienti. Che cosa serve per fare le spumiglie? Semplicissimo, albume, uovo e zucchero. Niente di più e niente di meno. Allora, Ok. una piccola, anche quando vado a insegnare sì, agli studenti di pasticceria o magari tengo dei corsi, c'è una piccola differenza tra spumiglia e meringhe. In questo caso noi andremo a fare la spumiglia. Perché facciamo la spumiglia? Perché ha tempi di cottura inferiori rispetto alla meringa. Fai conto che una meringa normale per la sua cottura va dalle minimo 2 ore e mezza, 3 fino alle 4 ore, in base Ok. all'altezza di quello che noi facciamo. In questo caso, invece, noi facciamo le spumiglie. Allora, le spumiglie hanno una precottura, che adesso farò vedere come. Se vuoi, posso iniziare a far vedere. Possiamo partire, possiamo partire. Ok, allora. Prendiamo zucchero, un normalissimo zucchero, si mette all'interno di una normale pentola e si aggiunge subito il bianco d'uovo. Sì. Ok? Perfetto. Dopo andiamo sul gas, scusate, sposto questa, e andiamo ad intiepidire. Allora, c'è chi lo fa con il termometro. Noi siamo a casa, sto Sì. cercando di fare una cosa che possono fare tutti quanti tranquillamente a casa. Sì. D'accordo? Esatto. Allora, semplicissimo,
si va a vinti e pedire, faccio una cosa proprio da casa, col dito, d'accordo? Ok. Allora, quelli che si fa normalmente. Questo si può ancora fare, si può ancora fare, Sì, non ce anche lo, se no, non è sei a casa. vietato, non è Allora, vietato. c'è chi ha il termometro, fate conto che noi abbiamo normalmente una temperatura corporea di 36 gradi, dobbiamo sentire tiepido, ecco, dunque più o meno ci arriverà sui 40-42 gradi se uno usa il termometro. Semplicissimo, la prima fase di cottura, una precottura. Quindi intiepidire, giusto? Intiepidire, andiamo a mettere il tutto su un normale attrezzo utensile che abbiamo tutti quanti in casa e andiamo a usare il frullino, il mixer e andiamo più o meno per, scusa, adesso dopo te lo faccio vedere come finisce il Sì. dito. Ecco, fai di conto più o meno per 10 minuti fino a quando Aspetta, il scusa, composto, dimmi, ripetimi bene, per quanto dobbiamo frullare? più o meno una decina di minuti. Più o Ok. meno una decina di minuti. Ecco, Ok. aspetta che appunto. Allora, alla fine noi avremo un composto che ha questo tipo di densità. Vedi che non si stacca dalla Dalla spatola. Ok, spatola, sì. vedi? Resta così, ecco. Si dice montare a neve, d'accordo. Perfetto. Allora, dopo cosa facciamo? Prendo sempre come non fosse in pasticceria. Come facciamo a fare le meringhe e non abbiamo il sac à poche e le spumiglie? Errore. Sì. Mia figlia che mi sta lì con Spumiglie, i denti ha spumiglie. guardato. Stiamo facendo le spumiglie. Sì, Ecco. mia figlia mi ha guardato, mi ha fatto veramente una faccia da cattura. Sbagliato. Salut, Allora, scusa, scusa Gian dimmi. Piero, pausa, salutiamo tua figlia che ti sta aiutando col cellulare per fare questa cosa, perché sì. Vuoi che te la giri? Vuoi che te la No, saluti? Ok, dopo, alla fine, alla fine, solo alla fine. saluti. Ciao Gian. Boh. Grazie per l'aiuto. Allora, potremmo anche non avere un sac à poche in casa. Va bene? Sac à Che poche. cos'è? Spieghiamo che cos'è il sac à poche, è quel sacchettino che ti permette di fare i dettagli, diciamo, delle... Perfetto, per fare le giusto? decorazioni. Sac Esatto. in italiano, sac à poche in francese, ma siccome noi siamo pasticceri, sac à Ecco. poche è anche molto più bello. Ok? È come, se vuoi, il croquembouche. È il Sant'Onorè piramide, però detto croquembouche è molto più simpatico. Fa più figo, ecco. Fa più figo, fa più figo. C'è una tua amica francese Sì. che dice sempre croquembouche. Ok, La la gente. salutiamo, dai. Salutiamo anche lei, Esatto, che è così così. sappiamo più. Allora, vi faccio vedere come si può creare un sac à poche con la carta forno. Ok? L'idea è di creare un imbuto. Sì? Perfetto, dopo noi andiamo. Chi era ragazzo tanti anni fa, quando ero io giovane, purtroppo gli anni sono passati, è lo stesso modo per fare le pirole, esistevano le cerbottane, cosa che, Vero, vero. esatto, ecco, diciamo chi ha la mia età può anche fare questa cosa qua. Allora, abbiamo creato il nostro Questo contenitore, imbuto. esatto, andiamo a mettere all'interno il nostro composto e chiudiamo in modo che non avere la fuoriuscita dalla parte alta. Prendiamo Sì. una forbice. Allora, Ok, quindi al momento è solo un cono che contiene, è solo un cono esatto. che contiene il composto, cioè non c'è già il buchino, diciamo, ecco. Scusi l'assenza nel video. Si figuri, si figuri. Ok, prendiamo una normale forbice Ok. e tagliamo. Allora, E tagliamo. vediamo, ecco qua, vediamo bene. Perfetto, quindi... Ecco, allora ti faccio vedere una cosa se vuoi. Sì. Prima prendo il piatto. Allora, ti faccio vedere due cose. Sì. Allora, una, andiamo a formare delle meringhette e queste qua possono essere tranquillamente dopo mangiate una a una. Se Ok. invece vogliamo fare magari il disco per fare una meringata, non facciamo altro che andare
facendo dei cerchi a Ah, fare, ok. d'accordo? Questo sarà, nel momento in cui è cotto, la base per la nostra monoporzione o per la nostra torta. Piccola, Ok. piccola cosa, se si vuole fare qualcosa di molto buono anche, si possono prendere dei pezzettini di cioccolata fondente, prendo un coltello, un secondo Sì. solo. Beh, il cioccolato diciamo che in questa settimana, in questo periodo, ci sta anche, Sì, ecco, diciamo che ecco. nel nostro caso purtroppo non abbiamo potuto fare, d'accordo? Vabbè, ma non importa, sarà per il prossimo anno. Allora, si possono mettere all'interno del composto anche, se vuoi facciamo vedere, delle gocce di cioccolato, Ok. mescolate, e dopo l'unica cosa, l'unica accortezza è nel momento in cui facciamo la decoupazione delle meringhette. Bisogna tagliare un po' più grosso per evitare che la goccia di cioccolato si incastri nel. Vada ad ostruire ovviamente Esatto. la fuoriuscita, ecco. Allora, nei forni di casa, adesso ci sono dei forni fatti molto bene che hanno anche l'aspirazione dell'umidità. Sì. Ma se non tutti hanno questo, normalmente si inforna a 100 gradi, non di più. Vi faccio vedere una piccola. Allora. Per far sì che si mette a 100 gradi, dunque abbiamo detto per un'ora e mezza, due. Ok? Ok. Piccola accortezza, in un forno che non ha l'aspirazione dell'umidità, si tiene leggermente aperto, si mette un bastoncino in modo da lasciare una lieve apertura. Questo farà in modo che l'umidità esca e le meringhe restino più croccanti al loro interno. Che è quella la loro particolarità. Ok, quindi questo è un suggerimento proprio per far sì che l'umidità possa uscire dal forno, ecco, diciamo così. Ecco. Esatto, esatto, Ok. esatto. Bene, si possono tranquillamente nel momento in cui sono cotte, raffreddate, tenerle anche dentro un sacchetto, dunque lontano dall'umidità, tranquillamente per anche un mese, 15-20 giorni, adesso dipende un po'. Dunque nel momento in cui purtroppo siamo costretti a stare dentro. Questa potrebbe essere una piccola ricetta per usufruire di una parte di alimento che Sì. normalmente magari andiamo a buttare. Fare qualcosa che può durare il tempo ed è anche buona. Piccola ancora annotazione, sono buonissime servite con la panna. Magari quella volta che andate al supermercato, una volta a settimana, mi raccomando, non di più, Sì. mascherine munite di tutto e di più. Prendete magari un bricchetto di panna fresca, non panna di quelle strane, montatela e se avete voglia fate o una monoporzione mettendoci un po' di panna sopra, o magari due meringhe, due spumiglie su un piatto con un cucchiaio di panna ed è veramente magari con un buon vinello o con una birra buona. Bere con moderazione Con è una moderazione. cosa che può far piacere, insomma, è molto buona da Ci può assaggiare. solleticare il palato. Adesso, allora, beh, intanto ti ringrazio perché ci hai mostrato proprio nel dettaglio tutta la preparazione. Ti chiedo solo di ripetere dall'inizio, così memorizziamo anche per chi magari non è riuscito a scriversi, anche perché è la prima volta che facciamo questo esperimento. Lo Esatto. stiamo facendo con te e la gente è abituata di solito a vederla clerici a mezzogiorno a cucinare, non a vedere né il sottoscritto e né questo collegamento. Vabbè, Quindi, assomiglia un po' alla Clerici, non vorrei dire. insomma, ecco, Esatto. sì. Va bene, ecco. No, magari qualcuno. Ho strappato un sorriso Sì, comunque. vabbè, ma noi stiamo cercando, insomma, di Esatto. non appesantire troppo questi appuntamenti perché altrimenti non ne usciamo più. C'è già chi ovviamente ci dà quotidianamente tutti i numeri e tutto, quindi bisogna anche un po' alleggerire e converrai con me, Giampiero. E Assolutamente. no, ripetici solo soprattutto tempistiche e tutto dall'inizio, giusto proprio in estrema sintesi, così se qualcuno si fosse perso qualche passaggio, si fosse collegato in un secondo momento, sa tutto bene co cosa, cosa è necessario per fare queste spumiglie. Ecco, allora, una cosa che forse prima non ho detto, 3 bianchi d'uovo
equivalgono più o meno a 100 grammi. Ok. D'accordo? Dunque calcolate se usate 3 uova per fare la carbonara, sapete che avete 100 grammi di albume da poter usare Ok. per fare le spumiglie. Allora, si prende albume e zucchero. In questo caso, allora, 100 grammi di albume, 200 grammi di zucchero. Sì. Si mescolano insieme, si mette tutto sul gas e si porta a una temperatura tiepida. Ecco, dunque, dito, appena si sente la temperatura leggermente calda, non deve essere calda, è appena appena, ripeto, più o meno sui 40 gradi, si mette nel frullatore e si monta il tutto l'insieme. Dopodiché, ecco, fate conto che più o meno, adesso non so, dipende se uno ha o il frullatore come questo, o magari, adesso non faccio marche, ma insomma tutti hanno un impastatore, Sì. un'impastatrice piccola di quelle a casa, ecco, non faccio nomi perché dopo ce ne sono Sì. di mille marche. Ecco, fate conto che più o meno ci si mette 10 minuti. Ripeto, un minuto in più, un minuto in meno, in base alla velocità, in base all'ampiezza del E poi recipiente in cui bisogna lo verificare la densità, esatto. diciamo, di quello L'importante che. è la densità. Nel momento in cui provate e non si stacca dal cucchiaio o dalla spatola, dipende cosa prendete, sapete che quello è il momento giusto. Da là si prepara già il forno a 100 gradi e si prepara la placca con la carta forno, si forma tutte le varie spumigliette o Sì. il disco in questo caso che abbiamo fatto prima e si mette dentro. È una cosa, se volete, le gocce di cioccolata prima di formarle. Certo. Ecco, importante il tempo. Allora, 2 ore, ripeto, vado male a dire un tempo preciso, ma fate conto che 2 ore potrebbe essere buono, perché nel mio forno grande so i tempi e dunque potrebbe bastare un'ora e mezza, nel forno di casa non lo so. Piccola accortezza, magari dopo un'ora e mezza ne tirate fuori una delle spumigliette piccole. La lasciate un attimo raffreddare, se vedete che dopo è croccante potete tirare fuori tutto quanto, tutta la Ok. placca. Non è che cambino i 5 minuti in più. Voi calcolate 2 ore, magari dopo un'ora e mezza, un'ora e 40, provate a tirare fuori una spumiglietta, lasciate dentro la placca che continua a fare il suo lavoro e se questa da fredda diventa croccante, le spumiglie sono pronte. Mi pare che manchi qualcos'altro o No, no? mi pare ho capito perfino io, quindi direi che sì. Non so se sono un bravo insegnante o era una cosa riferita No, no, all'alunno. no, 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 sei tu, stato tu bravo, è chiaro, perché io, insomma, i fornelli, insomma, vacillo, diciamo così, ecco. E, allora, beh, Giampiero, intanto io ti ringrazio, vabbè, diciamo anche, insomma, uno dei titolari della pasticceria torinese di Vittorio Veneto, e così l'abbiamo anche ricordato e ti ringraziamo. No, se vuoi farci vedere sia la cameraman sia altri familiari lì, se vogliamo fare un quadretto familiare per salutare, non so se ti maledicono o No, cosa. mia figlia ha detto di no, mio figlio sta facendo lezione via Online. online, mia moglie è scappata e le gatte l'hanno seguita, dunque ho paura per questa volta. Vabbè, insomma, Nessuno. dispiace solo non aver potuto assaggiare le spumiglie, ovviamente. Vabbè, appena potremo rivederci tranquillamente, te le faccio assaggiare così Ecco, risolviamo. Problemi. risolviamo questa querelle. Esatto. Io ho come sospetto che Dimmi. questa puntata sia piaciuta particolarmente ai nostri telespettatori. Spero. Quindi, tra qualche giorno, magari, potremmo anche risentirci. Fatti venire in mente qualcosa, Va ok? bene, guarda, magari facciamo qualcos'altro, magari col cioccolato, insomma. Allora, Io te la butto lì, ovviamente esatto. in massima libertà, perché bisogna lasciare spazio a quel poco lavoro, diciamo, che c'è in questo periodo, ovviamente bisogna dare spazio a tutto ciò, però, insomma, se abbiamo la possibilità di tenere anche compagnia, come col sorriso, sempre come abbiamo fatto anche in questo caso, direi, Giampiero, che ce n'è bisogno in questo momento. Sì, penso proprio di sì. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, anche perché no, i tuoi clienti.
Niente, ciao a tutti, vi auguro una buona Pasqua, felice, serena, ecco, felice magari forse non è proprio l'aggettivo giusto, ma serena sicuramente, ci vediamo più presto. Se mi permetti, anche Sì? un saluto ai miei piccoli atleti della Vittoria Ah, Atletica, che certo. lo chiamano, ecco, scusa, ci chiedo, Vai, vai, mi vai, chiedo, vai. Non abbiamo problemi di siccome, tempo. Saluta, saluta pure. siccome mi chiamano e mi fanno Giampiero, non vedevo l'ora di correre, ecco. Un abbraccio e un saluto anche ai miei piccoli atleti che so che non vedono l'ora di rimetterci insieme a correre per le strade di Vito Veneto e in pista. E Perché dunque. ricordiamo che tu, sotto di te c'è scritto Giampiero Pinese pasticcere, ma fai anche l'allenatore di atletica, giusto? Esatto, sì, Ecco. con la Vittoria Atletica io insieme a altri abbiamo i piccoli dai 6 ai 10 anni. Ecco, Dunque, un quindi saluto grande anche a loro. salutiamo tutti i ragazzini che purtroppo sono costretti anche loro ad Assolutamente. essere privati anche dello sport all'aria aperta, che è senza dubbio uno degli aspetti che manca anche di più in questo frangente. Spero che prima o poi, insomma, quando le cose saranno a buon punto, magari lasciano anche la possibilità di andare a fare una corsetta. Ma Speriamo. l'importante è stare tutti bene e quando sarà il momento andremo a fare Certo, anche questo. bisogna avere un po' di pazienza. Esatto. Grazie Giampiero per la disponibilità e per questa chicca che ci hai regalato con le spumiglie. Grazie mille. Grazie a te, Fede. Ciao a tutti quanti e ciao alla tenda TV. Grazie mille e grazie anche alla cameraman che è stata molto brava. Ecco. Bene, noi ci separiamo solo per qualche istante, poi ci ritroviamo per la seconda e ultima parte di A casa con noi. Ed eccoci qui quindi, seconda e ultima parte di A casa con noi, puntata del 6 di aprile, lunedì 6 aprile, quindi abbiamo aperto questa nuova settimana. Ieri abbiamo aperto a nostra volta la settimana santa, quindi con la celebrazione dalla Cattedrale di Vittorio Veneto al mattino e poi con i Vespri e l'adorazione al pomeriggio dalla chiesa dei Frati e ci stiamo adoperando proprio in questi giorni per permettervi di seguire tutte le celebrazioni presiedute dal vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, appunto in diretta sul nostro canale televisivo a Vittorio Veneto, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito e anche su YouTube. Quindi insomma potete trovarci un po' ovunque. Oggi pomeriggio nuovo appuntamento alle 18, ci sarà una messa dal Collegio Vescovile Balbi Valier di Pieve di Soligo, è una messa diciamo dedicata ai piccoli studenti, piccoli e grandi studenti di quella scuola che ovviamente da un mese e mezzo ormai non possono vedersi, non possono incontrarsi e quindi ci sarà una particolare celebrazione, ci siamo messi a disposizione anche del Collegio Balbi per questo servizio. Vi lascio ovviamente a tutte le altre rubriche della tenda TV, a casa con noi, questa rubrica dell'ora di pranzo torna come sempre domani alle 12:15, minuto più, minuto meno, e poi in replica nel tardo pomeriggio e in serata. Grazie a tutti voi per averci seguito, rimanete sulla tenda TV.